Francesca Coluccio, come prosegue la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio? È lunga, pensavo fosse più breve, dal 20 aprile che sono ferma e stare così tanto lontano da un pallone è davvero dura. È una vita ormai che gioco a pallone, speravo non mi succedesse mai un infortunio così lungo e inizio a sentire i giorni che non passano più. Spero di tornare al più presto a giocare e ce la metterò tutta per tornare il prima possibile. Ecco, come hai affrontato il post-operazione sotto l'aspetto psicologico, che è sempre molto difficile per un atleta? Ci sono stati momenti in cui ho ceduto, ho detto basta, lascio perdere, perché ci sono dei giorni in cui va tutto bene e il giorno dopo non riesci di nuovo più a fare nulla. Sono stata seguita da grandi persone che mi hanno sempre detto: Francesca, ci saranno dei momenti no e dei momenti sì, e grazie a loro alla fine non ho mai mollato e ancora oggi sono qui per tornare al più presto. Ecco, tempi di recupero per rivederti in campo? Mi hanno detto 5 mesi se lavoro bene, io ho voglia di lavorare e quindi spero a fine novembre di tornare ad allenarmi con le ragazze e spero di rientrare il prima possibile sul campo in una partita. Ecco, hai assistito a diversi allenamenti nel corso del ritiro del Torino. Che impressione hai avuto di questa squadra che è molto ringiovanita col progetto varato dal presidente di Linea Verde? Ho visto che sono tutte ragazze giovani, ho sentito che è una squadra che lotta per la salvezza. Io sinceramente di questo sono molto, molto contenta. La vedo come una grande sfida e mi dà molta adrenalina saper di tornare in campo e lottare con una squadra che sta lottando per rimanere in Serie A. Ecco, è cambiato anche il mister rispetto alla scorsa stagione, non c'è più Licio Russo, è stato promosso dalle giovanili Araldo Nicco. Quando mi allenavo con la Serie A gli anni scorsi lo vedevo che allenava la primavera, le giovanissime, ho sempre sentito dire che è un grande mister e spero che faccia bene anche con noi. Ecco, ultima domanda, ci proiettiamo sul campionato, la prima giornata esordiremo in casa allo stadio Nebbiolo, il 22 settembre, avversario Riviera Romagna, con in attacco una vecchia conoscenza granata, Simona Sodini, tua grande amica. Sì, adesso che l'hai nominata ti giuro mi sono venuti i brividi. Quel giorno io ti farò per la mia squadra come ormai da anni, però sinceramente spero con tutto il cuore che lei faccia bene. Ha dato tanto a questa squadra, è stato il mio capitano da quando ho 15 anni. Per me è una grande persona, una grande amica, quindi quel giorno ti farò anche per lei. Grazie.